L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Tutti vittime Parakvax. Siamo tutti vittime della più grande truffa stragista della storia. In questo modo, per giustificare l'approvazione in emergenza del Vax 2020, siamo tutti vittime Parakvax. Perché? Ancora oggi, dopo quasi 2 anni, una persona può anche avere 3 iniezioni in corpo. Ma se diventa positiva al COSO 2019 e comincia ad avere 37,5 di febbre a casa, il medico al telefono gli prescrive il paracetamolo e l'attesa del peggioramento prima di chiamare l'ambulanza. Nonostante uno che si sappia molto bene che il COSO 2019 sviluppi infiammazioni e trombosi. Nonostante due, che molti medici affermino di usare altri veri farmaci. Nonostante tre, che alcune piccole nazioni usino questi veri farmaci come protocollo di cura nazionale. Così, di fatto, la maggior parte dei morti ufficialmente classificati come COSO 2019 in realtà sono morti a causa del ricorso al protocollo paracetamolo e attesa del peggioramento, al posto dell'uso immediato di blandi antinfiammatori e blandi antitrombolitici. Sono state decine e decine di migliaia di morti. Invece voi pensate che l'uomo è tendente al massimo alla corruzione e pensate che questa possa riguardare solo il denaro e la carriera. Pensate veramente che i responsabili di tutto ciò siano semplicemente dei corrotti per motivi economici e di carriera, oppure degli stupidi yes men che vogliono far contenti i superiori? Sì, certamente, ci sono anche questi, e sono quelli che vedete alla TV. Ma al di sopra di questi, ci sono degli uomini che seguono la religione del darwinismo sociale, che oggi chiamano liberismo, e che è la legittimazione dell'egoismo alla sua massima espressione, secondo la quale perfino una riduzione artificiale della popolazione mondiale sarebbe solo una selezione naturale. Perché sarebbe il dovere naturale del più forte di indebolire il più debole. Questi uomini darwinisti o superliberisti utilizzano poi gli utili idioti, definizione di Lenin, che conoscete attraverso la TV. Quelli in cerca di 4 soldi, politici, esperti, conduttori TV, opinionisti, eccetera, e quelli in cerca di un paio di riconoscimenti paterni. Politici, giornalisti, conduttori, dirigenti di qualcosa. Li riconoscete perché sono quelli che esagerano, quelli che sono più realisti del re. Quindi, ci sono certamente dei responsabili corrotti economicamente, come pensate voi. Ma ci sono pure dei responsabili molto più pericolosi,
in quanto corrotti spiritualmente, ossia che hanno criteri molto diversi da quelli comuni del popolo, che ragionano in modo differente sul valore della vita personale rispetto a quella altrui. La sfortuna degli italiani, la carenza di spirito nazionale e di spirito religioso. Premessa: il potere ce l'ha la maggioranza. I cosiddetti poteri forti è solo la maggioranza. I potenti hanno un potere facile, ossia i soldi, con i quali la prima cosa che fanno è far credere di essere i poteri forti. Ora, i potenti col potere facile, da parte loro, hanno stabilito in tutto il mondo il paracetamolo e l'attesa del peggioramento per i loro vari interessi. Tuttavia, da parte vostra, quando i cattivi fanno i cattivi per lungo tempo, allora la colpa è dei buoni che per tutto il tempo hanno fatto i bonaccioni. Infatti, la vostra situazione attuale è che tutti quelli della TV che vi piacciono tanto, i vostri cocchi di mamma, i vostri pseudo-amici e pseudo-parenti, dei quali credete di conoscere tutto delle loro vite, tutti questi vi dicono che tutto va bene così come va, che non esistono altre medicine, che non dovete e non dobbiamo lamentarci. Voi invece intuite che così non va bene, per niente, e però non sapete da che parte cominciare a difendere i vostri interessi. Vi spiego il motivo. Innanzitutto, la situazione degli italiani è svantaggiata rispetto a quella degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi, degli austriaci, degli spagnoli, degli olandesi, dei portoghesi, dei belgi ed altri ancora. Il motivo è che gli italiani del passato non hanno realizzato qualcosa di vincente e quello che eventualmente di buono hanno fatto è stato subito sistematicamente disprezzato. Così, mentre gli inglesi, i francesi, gli austriaci, eccetera, si percepiscono vincenti, capaci di realizzare in gruppo grandi risultati e di ottenere risultati dagli altri, invece gli italiani si percepiscono vuoti, senza esempi storici. Nella storia italiana che viene loro insegnata a scuola e in quella che viene loro continuamente riproposta dalla TV, sono assenti le azioni corali vincenti. Sono invece presenti solo le azioni corali perdenti. Per questo motivo, al presente, gli italiani non hanno la percezione di poter far gruppo per realizzare od ottenere qualcosa, come invece gli italiani del passato, certamente, talvolta hanno fatto. Risultato: agli italiani buoni, per combattere gli italiani cattivi, rimangono solo le religioni teistiche, ossia quelle basate su Dio, tra le quali il cristianesimo.
Ad esempio, come avrebbero ragionato i due del quadro alle prese col paracetamolo e col Vax 2020? Avrebbero sicuramente pensato: fidiamoci del Papa. L'iniezione è un gesto d'amore. Ma avrebbero pure osservato che il Papa non è un medico. Poi avrebbero considerato che i medici sono uomini e gli uomini sono peccatori. Poi avrebbero calcolato che specialmente gli uomini che non credono nel giudizio di Dio ingannano, rubano e attentano anche alla vita altrui per il proprio interesse terreno. Per capire la mentalità utilitarista delle persone religiose, ebbene sì, i cristiani seguono la religione per cercare il proprio interesse. Nel 1800 circa, in epoca di re, di rivoluzioni e dell'imperatore Napoleone Bonaparte, i cristiani italiani cantavano: «Noi vogliamo Dio che è nostro padre! Noi vogliamo Dio che è nostro re! Padre! Re!» Ossia, i re, i rivoluzionari, gli imperatori potevano fare e ordinare quello che volevano, anche fossero comparsi alla TV. Ma c'era comunque la consapevolezza che quelli non erano i padri degli uomini e che non erano i veri re della vita degli uomini. Per cui quelli lì potevano dire quello che volevano, ma l'ultima parola era quella che ogni cristiano, ogni singolo cristiano attribuiva a Dio, nella valutazione personale, nella meditazione individuale, nel giudizio soggettivo. Il cristiano esercita l'individualismo nelle cose importanti. Voi oggi, invece, prestate semplicemente orecchio e attenzione a cosa ha detto il tizio della TV, cosa ha fatto il Caio della TV, e poi Sempronio e tal dei tali, e quell'altro ancora e l'altro ancora pure. Perché in questo modo fareste come fa la maggioranza, e così non avreste problemi con il vicinato. Questo, dunque, non è agire per se stessi. Questo è adattarsi e copiare gli altri. Comodo, ma controproducente. Specialmente quando tutti quelli della TV sono stranamente d'accordo nel dire le stesse cose contraddittorie con la realtà. Poi, le TV, le sette TV, le sette matrigne del mainstream, le sette mainstrigne. E lo sapete che sono cattive per i vostri interessi. Nella settima e ultima parte, la conclusione dell'indagine. L'ateismo annulla il valore dell'individuo. Ciao, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.